splendida cornice del castello di Donna Fugata, le emozioni di un'epoca magica tornano a rivivere in esposizione Abiti della Belle Époque. Inaugurata la mostra di abiti Belle Époque, mito e moda della gioia di vivere, curata dall'architetto Giuseppe Nuccio Iacono e dal suo staff, composto da Giancarlo Tribuni Silvestri, Antonio Sortino Trono, Simone Occhipinti e Giuseppe Cosentini. Continua così lo splendido lavoro già avviato da tempo dall'architetto Iacono e il cui obiettivo è quello di permettere al visitatore di rivivere il tempo e la storia. Abbiamo dedicato questo fine anno a questa mostra che è dedicata proprio alla Belle Époque, quindi una mostra di auspicio, perché è un periodo in cui per 40 anni circa abbiamo avuto soltanto una pace, e questa pace è stata poi ornata e decorata da evoluzioni sia tecniche, scientifiche, artistiche, basta pensare la luce, l'elettricità, i poeti, i famosi bohemiani, Puccini scrive la Bohème, abbiamo poi Renoir, abbiamo Matisse, insomma abbiamo un movimento incredibile di idee e una gioia di vita. Ecco, per questo abbiamo scritto anche che la Belle Époque nel sottotitolo è un momento in cui c'è un mito e la moda sulla gioia di vivere. Quando bisogna allestire una mostra bisogna intanto considerare il contenuto e il contenitore, quindi qui a Donna Fugata abbiamo un'eccellenza, abbiamo un ambiente prestigioso e degli abiti che sono veramente prestigiosi. Ora, l'abito comunica, dialoga con l'ambiente che lo circonda e racconta la sua storia. Così, per questo motivo, noi abbiamo esposto anche, oltre a questi abiti molto solenni o anche molto delicati, molto particolari, l'abito di Franca Florio, l'abito famoso perché fu indossato da Franca Florio e ha tutta una storia particolare che riguarda due scimmiette. Il visitatore, quando verrà qui al castello, potrà scoprire qual è questa storiella. E abbiamo poi l'abito di Pietro Floridia, un grande musicista modicano, e un abito molto curioso che è quello del un jolly, un abito carnevalesco del grande maestro d'orchestra Enfant Prodige. Pensate che a 4 anni questo bambino già andò al Trocadero a dirigere un'orchestra. Poi fu anche ricevuto da zar, regine, imperatori, insomma fu un bambino che girò per tutta questa Europa felice della Belle Époque e tutti rimanevano, anche in questo caso, meravigliati per questa enfant prodige che riusciva, senza saper leggere uno spartito, a dirigere delle intere orchestre. E poi dopo abbiamo una serie di abiti della Cartier, della Salonia, insomma sono delle persone che hanno lasciato una traccia nella Belle Époque, e una chicca che si ripete anche questa volta è che la mostra che noi intendiamo inaugurare non è finalizzata soltanto all'abbigliamento ma anche al suo contorno, quindi al contenitore. Come l'anno scorso abbiamo aperto per la prima volta la biblioteca ai visitatori, quest'anno apriamo un ambiente della Belle Époque, un ambiente Liberty, quello della Duchessa d'Alba Fiorita, e quindi un appartamento che oggi possono vedere i visitatori. Si tratta di una stanza, una camera da letto con una veduta stupenda sul parco e sul terrazzo. Tra l'altro è proprio questa stanza che rappresenta, come dicevamo, la Belle Époque, la protagonista, è stata proprio lei la protagonista di quel periodo al castello di Donna Fugata. Allora ci viene da chiedere, in quel periodo come si viveva qui, tra queste stanze? Dunque, intanto qui c'era soprattutto, viveva la Ignazia Duchessa d'Alba Fiorita, sposata a Crescimano, sorella del barone Corrado Arezzo, e in questo castello lei aveva creato la sua reggia, possiamo dire. In quegli anni del primo Novecento le sue feste e le gioie di questo castello erano celebrate persino da cronisti e dai giornali. Un articolo della Gazzetta di Caltanissetta del primo settembre del 1901 fa una descrizione proprio puntuale di quello che è la vita di questo castello. Si parla di feste, si parla di balli, si parla di concerti, di un teatro che era all'avanguardia perché si recitavano delle opere, si declamavano poesie, si parla di danze, giochi di ogni genere e si fa anche un riferimento alle più grandi città d'Italia e del mondo. Si dice accade a Donna Fugata quello che accadeva nelle più grandi città d'Europa. Quindi non è una sottigliezza ricordare questo. Per questo motivo la mostra vuole fondersi e sfumarsi insieme a quello che è l'ambiente che l'accoglie.
taglio del nastro affidato al vice sindaco di Ragusa, Massimo Iannucci. Sì, di tutto questo dobbiamo dire grazie a Nuccio Iacono, evidentemente a tutto il suo staff, che si è dedicato anima e corpo a questa mostra. Poco fa ha spiegato, prima dell'inaugurazione, cosa lui ha fatto con tutti i suoi collaboratori. Devo dire che ogni abito di questo qua trasuda un'emozione, no? Se noi, ora Nuccio Iacono sta spiegando nella sua, diciamo, cultura di uomo di storia, eravamo tutti che pendevamo dalle sue labbra, quindi potremmo stare ore e ore ad ascoltare le belle parole di Nuccio Iacono. E lui spiegava la Belle Époque, è stato un momento particolare della storia italiana, e che ha avuto un vissuto e che attraverso gli abiti riviviamo, perché vedendo l'abito noi ci immaginiamo dove era stato realizzato, come era stato composto, quindi tutti noi ci facciamo, diciamo, dei flash sulla storia, quindi in questo Nuccio Iacono ci aiuta. Io spero che lui si dedicherà sempre a questa cosa, perché non la possiamo perdere, un momento di cultura e di storia come ce l'ha in mente Nuccio Iacono, noi lo vorremmo avere, ne vorremmo avere diverse persone come Nuccio Iacono.